rilanciare il paese attraverso la cultura e gli enti locali. È stata questa la tematica trattata in un convegno organizzato dalla segreteria cittadina del Partito Democratico presso il Crystal Palace Hotel di Andria. Oltre alla coordinatrice Maria Carbone e il responsabile della formazione Vito Ballarino, sono intervenute l'onorevole Liliana Ventricelli, deputata alla Camera nella Commissione Cultura, e l'onorevole Valentina Paris, responsabile nazionale del PD con delega agli enti locali. Gli enti locali hanno già fatto tanto perché per anni i sindaci hanno vissuto con grande sacrificio la riorganizzazione e la revisione del debito pubblico che andava assolutamente sanato. Oggi gli enti locali aiuteranno il Paese a vincere la sfida della modernità se eserciteranno ovviamente con autonomia tutte le opportunità che la riforma costituzionale e le nuove leggi di stabilità ovviamente offrono ai comuni d'Italia. L'iniziativa di oggi noi abbiamo provato a delineare quelli che sono gli interventi che già in legge di stabilità per il 2016 abbiamo approvato in Parlamento. Abbiamo deciso di impostare la politica culturale in maniera diversa, stanziando ben 2 miliardi, che non sono assolutamente, diciamo, briciole per il nostro Paese, e provando da una parte a garantire per i neo-diciottenni consumi culturali, dall'altra parte a ricucire le periferie del nostro Paese con uno stanziamento di 500 milioni e provare a dire che per la prima volta nel nostro Paese le politiche culturali non sono un taglio, non sono una zavorra, ma sono un volano di sviluppo per le nostre città, per le nostre regioni. Con la firma poi del patto per la Puglia, per le città metropolitane, stiamo provando anche a capire quali sono dei progetti chiari per il rilancio del nostro territorio che tengano insieme tutti i comuni, tutte le amministrazioni e non disperdere in tanti rivoli, come è accaduto negli anni precedenti, quelli che sono i finanziamenti che derivano dai PON nazionali oppure dai finanziamenti europei.